Tutti e ben ritrovati in questo settimo episodio della campagna libica di Rome 2 Total War con Don Luca 95. Ci eravamo lasciati con la fine della dinastia dei Masesili e la conquista da parte della prima armata d'Africa o dei rimasugli della prima armata d'Africa di Dinmidi, la città che era in possesso precedentemente dei Masesili. Come potete ben vedere, le nostre unità si sono ridotte a una manciata di uomini, quindi abbiamo totalmente perso il nostro esercito, non abbiamo possibilità di reclutare uomini al momento in questa regione, quindi dobbiamo assolutamente smantellare ciò che non possiamo utilizzare e passare il turno al grandissimo Fadatio che ha conquistato Dinmidi, grandissimo condottiero. Per ora la nostra situazione è senza nemici per il momento. Spero che Nuova Cartagine non mi dichiari guerra perché siamo in pessime relazioni con loro. Fortunatamente sono già in guerra con i Siracusani, da come ho visto, quindi stanno mandando che abbiamo i bassi fondi a Dinmidi. E qui dobbiamo appunto smantellare, qui dobbiamo fare una caserma in 2 turni. Dovrebbe costruirsi guerra dichiarata. Cartago Nuova, Getuli. Perfetto, perché? Perfetto perché? Perché noi, come potete vedere, abbiamo delle pessime relazioni sia con i Getuli che con Cartago Nuova. Quindi se si fanno guerra fra di loro, per noi è tutto di guadagnato. Potremmo o semmai aiutare i Getuli contro Cartago Nuova in un futuro, o magari aiutare Cartago Nuova contro i Getuli per magari assicurarci qualche terra, visto che noi vogliamo tutta l'egemonia dell'Africa, vogliamo conquistare tutta l'Africa. Per il momento questo sarebbe il mio piano. Adesso che non siamo in guerra con nessuno, o entriamo in guerra con i Garamanti, con la Garamantia, non con la Sirenaica in Nasamoni, penso, perché sono alleati. Per il momento non sarebbe una buona cosa, però purtroppo andando in guerra contro la Garamantia, come posso vedere, andremo incontro a una guerra contro i Namazamoni e la Sirenaica, quindi probabilmente combatteremo tutte e tre le nazioni insieme perché sono in buoni rapporti. Quindi per il momento la nostra possibile espansione potrebbe essere l'ovest, che sarebbe molto più semplice. Quindi dobbiamo solo decidere chi dichiarare guerra, se i Getuli o Cartago Nuova. Per il momento, come ho detto, la nostra prima armata d'Africa la manteniamo a Dinmidi. La manteniamo a Dinmidi. Il nostro sovrano dovrà controllare queste terre che per il momento non hanno un buon ordine pubblico perché le abbiamo appena conquistate, quindi abbiamo necessità di forze armate per quanto esigue che controllino la regione. Dopo abbiamo 1663 monete, come ho visto non penso che possiamo reclutare uomini con il nostro Faddatio. Sì, possiamo reclutare della folla. Io recluterei 2 unità di folla per il momento. Folla armata, quindi proprio l'unità più debole del gioco, perché sono cittadini armati di coltello, però possono essere della carne da macello molto utile in casi di estrema necessità. Allora, abbiamo 1587 monete, dobbiamo investirle con saggezza. Potremmo o costruire qualcosa a Cartagine. No, io direi di concentrarci a Lepcis perché è la nostra capitale. Quindi o insediamento, fattoria di grano o costruiamo magari un campo di adunata. Sì, per forza. Campo d'adunata, sì. Facciamo passare un altro turno. Adesso vediamo magari se riusciamo in questo prossimo turno a riuscire a scroccare qualche trattato commerciale a qualche nazione. Vediamo se gli egiziani e i siracusiani sono in tali trattati.
Proviamo subito a chiedere agli egiziani Be se welcome, paghiamo friend of Aesop, and speak of your concerns una to mighty fellows and cospicua their representatives. cifra, 810, per un dannatissimo accordo commerciale basso. Maledizione, quanto devo tribolare per questi accordi commerciali con questa campagna. Welcome. Non I've riusciamo a spread stipulare, open riusciamo a doors to conquistare le you città, and ma non do you riusciamo a enjoy our stipulare talks? accordi commerciali in questa campagna. Interessante. Dannazione, proviamo un 1000, moderata, minchia. E la rifiutano, va You would bene. not. Niente, nada. Nada del nada. Proverei magari con i Nasamoni. Scusate, sì, proverei con i Nasamoni, ma a questo punto, I will do you the ex honor nemici, of mai listening to your combattuto, ma... terms, hoping to hear wisdom and profit in them. Sì, esatto, dai, profitto, profitto. No, vabbè, non vogliono 810, peccato. Allora, cose si fanno interessanti. Cose si fanno interessanti. Qui abbiamo... Scusate un po' il lag, purtroppo non capisco come mai mi sta laggando un po'. Direi cava delle miniere. Niente. Allora, Cartagine, Macodames. Direi di... Subito aumentarci a Lepcis insediamento con le fattorie di grano, che deve essere la risorsa, appunto, cibo, deve essere principale. Tecnologie, ci stiamo dimenticando delle tecnologie. Mercato. Ok, farei questa. Paratoia, più 3 le crescite di tutte le regioni, più 5% derivate dalle attività produttive. Quindi interessante. Facciamo passare il turno. Altre due nuove regioni, Cartagine, beh, che è da ormai un bel po' di turni sotto il nostro dominio, e appunto Dimidi, presa ai Masesili. E si è venuta ad aggiungere al nostro impero. Piccolo impero, adesso... Fadatius si può dire un uomo di abbastanza fama, ha una buona fama adesso perché ha sia conquistato Cartagine che Dimidi, due belle battaglie l'hanno reso molto molto importante, molto appunto sussurrato dalle persone, dalla gente, e vedremo appunto se il suo regno continuerà a espandersi o inizierà un declino, ma si spera proprio di no. Allora, possiamo iniziare a reclutare gli obliti cartaginesi, molto bene. Direi di reclutare 3 unità di obliti cartaginesi. E siamo fi abbiamo finito i soldi di nuovo. Possiamo passare un altro turno. Probabilmente potrei attaccare Cartago Nuova e mi papperei tutta Cartago Nuova perché è in guerra con molte fazioni. Quindi sto puntando a Cartago Nuova, se devo essere sincero. Cartago Nova. O Nuova Cartagine. Perché sto pensando che è in guerra con molte fazioni, con Siracusa, eccetera, eccetera. Quindi non deve avere molte unità in casa. O se ce le ha, devono essere non molte. Se noi riusciamo a fare un grosso esercito, Fadatio la testa e via la conquista dell'Africa, insomma. O del Marocco, quasi ormai. Costruzione completata, cava, fazione incontrata, Roma, rapporto del foriere, abbiamo incontrato Roma, interessante, vediamo con che rapporti siamo con Roma, meno 5, vediamo se Rome possiamo offers interagire you con loro, honest welcome. Speak, friend of Rome, and hopefully later we will drink magari to per ora seal our agreement. un patto di non aggressione sarebbe una buona cosa, sì, con i romani, dai, perché no? Abbiamo un patto di non aggressione con Roma. Se non sbaglio, avevamo un patto di non aggressione anche con. Sì, abbiamo un patto di non aggressione anche con Siracusa.
I am honored to receive this embassy. E sono sempre contrari al commercio. Peccato. Allora, proviamo a costruire la Dimidi, caserma degli Olosideros, per la cavalleria, però voglio l'accampamento dei Perioikoi, perdonatemi, ma voglio provare a leggerlo. Perioikoi, che mi danno i giavellottisti. E quindi peltasti libici, scusate. E quelli sarebbero buoni, buoni. Continuiamo a reclutare sempre preti cartaginesi quando abbiamo denaro. Facciamo passare un altro turno. Facciamola, facciamo. Sì, sì, sì. Perché non deve avere molti amici. Adesso voglio controllare nella sezione diplomatica in questo nuovo turno. Questi turni di pace comunque ci stiamo crescendo, diciamo, di potere economico, dato che le nostre strutture si stanno costruendo. Ci prendiamo un po' Cartago nuova, dopo magari piano piano cerchiamo di farci dei capisaldi bene, cioè nel senso non vogliamo espanderci troppo in fretta, perché questo comporterebbe dei problemi. Però se ci prendiamo alcune regioni di Cartago Nova, così dopo ci piazziamo lì belli sulla costa, anche a ovest, nessun problema, e sarebbe perfetto. Vediamo un po' di tecnologie militari, costruzioni completate, gli aiutanti aumentano, truppe arruolate. Allora, direi che il denaro l'abbiamo già finito. Sì, perché abbiamo reclutato 3 unità di operiti cartaginesi. Eh sì, abbiamo già finito il denaro, ragazzi. O uomini o soldi qui, purtroppo. Vabbè, facciamo passare un altro turno. Continuiamo a reclutare uomini. Tanto Siracusa continua a essere in guerra con Nuova Cartago, Nuova Cartago continua a essere in guerra con tante altre fazioni, eccetera eccetera, quindi i nostri vicini si stanno un po' indebolendo, mentre noi perdonatemi mentre noi ci stiamo appunto fortificando con questa pace per il momento. Ok, abbiamo 1600 monete, un introito di 1100. Iniziamo a perdere di introito perché le nostre unità sono cazzute. Direi di fare un'altra unità di opliti cartaginesi e vedere se mille riusciamo a investirli in qualcosa. No, sono troppo pochi. Beh, li possiamo tenere per il prossimo turno. Vediamo Cartago Nova come è messa. Cartago Nova in guerra con i Getulli o Getuli, Getuli, con la Gramantia, Siracusa e Roma. Io direi di attaccare Cartago Nova, che il livello di potere ci dà potere, diciamo, nel senso equilibrato, 50-50 l'equilibrio di forza. Quindi potremmo attaccarli e provare a vedere come va con loro. Provare questo colpo di mano verso l'ovest e sfruttare il momento. Vediamo se Faddati riuscirà in questa epica impresa nel prossimo episodio. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Ci rivediamo nel prossimo. Passate tutti una buona giornata. A presto. Ciao.